La figlia di Eder Parisi è prossima al parto. Jacqueline Luna di Giacomo aspetta il primo figlio, un maschietto, da ultimo e da qualche settimana è volata col cantante a New York. A quanto pare lì, nella grande mela, nascerà e trascorrerà i primi mesi di vita il piccolo. La futura mamma aggiorna spesso i fan, anche dagli USA. Mostra il pancione e di recente si è scattata delle bellissime foto con il compagno e lo zio, Eros Ramazzotti. E la nonna materna? Che tra Jacqueline e Eder Parisi non ci sia un rapporto idilliaco se non azzerato ormai è arcinoto. Entrambe hanno parlato di quanto siano distanti ormai da anni e di recente la showgirl, per mesi chiusa nel silenzio nonostante l'insistenza dei fan, a Verissimo aveva dichiarato che non le dispiacerebbe un pranzo con le sue figlie. Eder Parisi dalla figlia? La foto che accende le speranze dei fan. Oltre ai gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, che vivono con lei e il marito a Hong Kong, e a Jacqueline, Eder Parisi ha un'altra figlia, Rebecca, e anche con lei non scorre buon sangue. Ma tornando a oggi, una nuova foto della showgirl ha riacceso i riflettori su questo rapporto con la figlia e futura mamma. A fine agosto Eder Parisi è tornata in Italia, da Hong Kong dove vive, con marito e gemelli, ma come detto negli stessi giorni Jacqueline è volata a NY. Da sempre molti fan di Eder sperano in un riavvicinamento e nelle scorse ore è diventata virale una foto dell'ex ballerina che la ritrae di spalle e con di fronte a lei il tabellone delle partenze di un aeroporto. In viaggio, ha scritto lei senza aggiungere altro. Nella geolocalizzazione si è posizionata a Hong Kong, dove si starà dirigendo quindi. C'è anche New York tra le destinazioni sul tabellone, e anche se non ha fornito ulteriori dettagli per tanti la speranza, o comunque il consiglio, a leggere i commenti al post, è che raggiunga Jacqueline visto che a breve stringerà tra le braccia il suo primo nipotino. NY, New York verso la tua bambina che aspetta un figlio, vai dove ti porta il cuore, New York spero, le scrivono i fan. Andrà davvero da Jacqueline?